L'arte è l'effervescenza primaria che ha permesso a degli esseri di cominciare a trasformare tutto ciò che è vita anche selvaggia, semplice, primitiva, in intelligenza mentale. Prima di arrivare alla formula della creazione, sono arrivato al concetto di terzo paradiso. Perché noi viviamo in un momento in cui dobbiamo tirare le somme del nostro passato. Questo lo dico in senso pratico per portare, diciamo, il concetto di fondo della creazione in senso del pratico e umano. L'umanità ha vissuto un primo paradiso, che era quello nel quale noi eravamo totalmente integrati con la natura. E poi con il famoso morso della mela, siamo usciti dal paradiso naturale e abbiamo intaccato la natura, è intaccata sempre di più fino ai tempi nostri attraverso il paradiso artificiale. Abbiamo inventato il percorso artificiale. Questo percorso artificiale ci porta oggi a constatare che negli ultimi secoli, addirittura nell'ultimo secolo, siamo arrivati a produrre una deficienza nel rapporto con la natura, un degrado della natura. Noi degradiamo la natura al punto da esserne preoccupati e quindi dobbiamo passare al terzo stadio, cioè al terzo paradiso, nel quale riusciamo a creare un equilibrio e un'armonia tra natura e artificio. Questo è il terzo stadio che si chiama terzo paradiso. È successo in un attimo, lo spazio e il tempo sono entrati nell'opera d'arte. Michelangelo Pistoletto ha rappresentato per prima la nostra modernità, superando i limiti bi- e tridimensionali, aprendo una nuova dimensione all'arte. La realtà è dinamica, l'opera supera il limite della fissità dell'immagine, nel suo continuo flusso, incontra nell'infinito la realtà quotidiana dell'esistente fatta di persone reali, una concretezza che è diventata poetica e visionaria, dove tutto, tutto rientra e concorre con le sue infinite varianti all'opera. Una chiamata all'azione e alla relazione, un percorso, quello di Pistoletto, che segna il Novecento e che ridefinisce come guardiamo la realtà fino al Terzo Paradiso, una evoluzione contemporanea del simbolo dell'infinito, in una nuova mediazione, dove l'artista formula una grande opera comune per un'umanità nuova. Ecco dunque che il Terzo Paradiso abbraccia anche la modernità e la produzione, come l'industria. Perché è da lì che bisogna ripartire, come in questo virtuoso esempio di collaborazione con San Lorenzo per un Third Paradise. Third Paradise, quick response, risposte rapide verso il terzo paradiso, risposte alle grandi domande, alle grandi sfide che stiamo vivendo già qui tra noi, le sfide dell'antropocene e dell'antropocentrismo. C'è una scuola a Città dell'Arte che studia queste risposte, studia le pratiche per arrivare a queste risposte e nascono dall'arte. Nascono dall'arte che si interroga sulle domande essenziali di come noi organizziamo la nostra vita, come viviamo, come mangiamo, come ci nutriamo, come ci vestiamo, come ci muoviamo. In ognuno di questi settori l'arte fa nascere qualcosa che prima non c'era. È una ricerca che trova un'inedita sintesi tra due elementi diversi che esistevano prima, ma che hanno dato luogo ad una nuova idea, una nuova sintesi. Questa è l'applicazione del simbolo della creazione, del simbolo del terzo paradiso. San Lorenzo Arts è il nostro progetto speciale per l'arte e le arti. Proprio come avviene con l'arte, infatti, anche San Lorenzo naviga oltre il presente, sempre alla ricerca di nuove frontiere. San Lorenzo Arts inizia il suo percorso con l'apertura di uno spazio unico a Venezia, un luogo simbolico, crogiolo da sempre di diverse culture. Una casa degli anni 40 in restauro, di fronte alla Basilica della Salute, con un ampio giardino interno e grandi spazi espositivi. Questa sarà la sede di San Lorenzo Arts.
È uno spazio atipico, intimo, un salotto che sarà dedicato alla cultura e alle arti, all'innovazione, aperto ed inclusivo, in relazione continua con le istituzioni locali e globali. Infatti San Lorenzo è membro fondatore di Fondazione Venezia, capitale mondiale della sostenibilità. Questo cerchio centrale dovrebbe essere sempre vuoto perché si possano unire gli elementi opposti. Prima non esisteva, c'è l'incontro ed esiste. E questo è il continuo prodursi dell'esistente. Dunque è la formula dell'universo che nasce da due elementi che all'inizio non si connettevano e si sono connessi.